Viaggio spedito verso il rientro. Francesco Totti, che anche oggi è stato provato tra i titolari da Rudy Garcia, il tecnico lo ha provato prima nel 4-3-3 con Florenzi e Gervinho, poi nel 4-3-1-2 alle spalle di Destro e Gervinho. Nel centrocampo a 3 invece le scelte sono quasi obbligate, viste le assenze di De Rossi e Strootman. A comporlo dovrebbero essere Nainggolan, Taddei e Pjanic. È tornato in gruppo anche Romagnoli, mentre Jedvai ha lavorato ancora una volta a parte. Out Balzaretti, che domani partirà per Boston, dove in programma un controllo post-operatorio già programmato. Allenamento pomeridiano per l'Udinese. Belek e Pereira hanno ripreso a lavorare in gruppo, mentre Widmer e Gabriel Silva hanno effettuato una seduta differenziata. Domani è prevista una singola seduta alle ore 15.30. Il grande ex della sfida di lunedì sera, MD Benatia, che attraverso la chat ufficiale della Roma sottolinea le qualità dell'Udinese. Sicuramente il loro punto di forza è nelle ripartenze, dice. In più arriveranno alla gara molto preparati grazie a Guidolin, che lavora in maniera maniacale durante la settimana. In questo è molto simile a Garcia. Benatia poi definisce il proprio tecnico un allenatore moderno a cui piace avere la partita in mano, e questo, dice, lo abbiamo dimostrato anche recentemente a Napoli, dove con molte assenze la squadra è riuscita comunque ad avere il pallino di gioco su un campo difficilissimo contro un avversario molto valido. Il difensore infine ribadisce la bontà della scelta effettuata in estate: non poteva andare meglio, Roma è fantastica. Il vice di Francesco Guidolin, Fabio Viviani, è intervenuto questo pomeriggio ai nostri microfoni parlando della maturazione di Nico Lopez. Per quanto riguarda Nico Lopez, direi che, come conoscete benissimo, un ragazzo di grande talento e che sta piano piano sbocciando, insomma è un ragazzo introverso e qui sta trovando forse, dico io, il posto giusto per maturare. Sicuramente qui non gli viene regalato niente, perché qui è un posto dove bisogna inizialmente e soprattutto lavorare molto sul campo, ci sono dei programmi integrativi, ci sono tante cose per i ragazzi giovani perché possano un giorno domani essere pronti per un grande club. Qui come abbiamo detto sempre, come sapete, insomma, l'Udinese tende a sviluppare i propri prodotti, i propri giocatori per poterli vendere, e quindi qua c'è il massimo della cura su ognuno di loro, perché ognuno di loro è un capitale importante. Lui ha grande talento, ha bisogno ancora, secondo me, di non di capire, perché non è il termine giusto, ma di sapere cosa deve fare, non solo quando ha la palla, perché da quel punto di vista lì non si deve insegnare niente, ma in tutte quelle piccole cose che rendono un giocatore completo. Raja Nainggolan, Roma Channel, racconta i motivi che lo hanno indotto a scegliere la Roma. Sì, c'erano altre squadre, però la Roma Junior era già quella più concreto, quindi mi ha facilitato la scelta per la Roma, perché anche comunque puntare a due mercati di fila su uno stesso giocatore vuol dire che comunque ti fa sentire subito importante, e penso che ho fatto la scelta giusta, perché le prospettive di questa squadra sono soltanto belle, soprattutto per gli anni che arriveranno. Fiducia nel match di ritorno con il Porto. Loro sono forti, ma il Napoli ha capacità e qualità per superare il turno. Rafa Benitez, il giorno dopo della gara del Dragao, analizza a mente fredda ai microfoni di Radio 24 la sfida di ieri. Possiamo far male ai nostri avversari, sottolinea il tecnico spagnolo. Ieri ho fatto delle scelte precise per garantire la maggior forza possibile alla squadra, anche per alcuni infortuni e necessità che avevamo in organico. Avevamo bisogno di maggior copertura e l'abbiamo cercata con gli uomini di attitudine difensiva. A rientro dalla trasferta in Portogallo, Cristian Maggio è stato ricoverato nella clinica Pineta Mare per una pneutotorace causato da trauma. All'esterno azzurro è stato applicato un drenaggio. Maggio resterà in osservazione per 24 ore e domani potrà tornare a casa. Così il sito ufficiale del Napoli comunica il problema occorso all'esterno azzurro all'indomani della sfida col Porto. Il difensore lunedì sarà sottoposto a ulteriori esami clinici per verificare l'evoluzione della patologia. Una volta risolto il problema, lo staff medico azzurro deciderà i tempi per la graduale ripresa degli allenamenti. Dopo una lunga trattativa, Rodrigo Palacio ha firmato il rinnovo contrattuale che lo legherà all'Inter fino alla 2016. Guadagnerà più di 3 milioni a stagione. Walter Mazzarri in conferenza stampa elogia l'attaccante argentino e mostra rispetto per il Verona, avversario di domani al Bentegodi. Palacio sta facendo un grande campionato, ma al di là dei gol che fa e per come lavora per la squadra, è quello che
se si guardano i chilometri percorsi durante una gara da tutti i partecipanti, Palacio è uno di quelli che corre sempre di più. Per me questa è la prima base, perché nel calcio moderno gli attaccanti devono fare quello che sta facendo lui. Prima pensa all'interesse della squadra e poi se gli capita far gol. Io ho un grande rispetto per il Verona, perché probabilmente qualche punto ha anche perso, magari giocando bene come prima. Io credo che il Verona vada elogiato per quello che sta facendo. Paul Pogba in video chat indica la partita più bella della stagione, quella contro la Roma, dove, dice il talento francese, abbiamo disputato tutti una grande gara, mi piacerebbe giocare sempre così, avevamo la voglia e la cattiveria giusta per vincere. Il centrocampista bianconero svola poi il suo sogno nel cassetto, vincere il pallone d'oro, perché quando si fa qualcosa si vuole essere il migliore. So che dovrò fare tanti sacrifici e lavorare sodo, ma spero che un giorno il sogno si realizzi. Vladimir Petkovic in un'intervista a Dribbling su Rai 2 mostra la sua amarezza per come è finita la sua esperienza alla Lazio. Ho avuto tanti appoggi anche dalla gente, anche per strada, anche dove mi muovevo in tutte circostanze, anche quando sono andato per il sorteggio della nazionale in Nizza, anche colleghi di certo livello mi davano appoggio e mi facevano capire che sono anche in queste circostanze stato un gentiluomo che non ha risposto e non ha dato coltellate indietro da cui ha ricevuto. Ascolti la radio stasera. Le forme più eleganti, uno stile inconfondibile. Le forme più eleganti, uno stile inconfondibile. 92.7. Ascolti la radio stasera.